Wahey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrenic91 ed oggi siamo in un nuovo video reazione per Inazuma Eleven Orion. Oh, finalmente si palesa ai calciatori. Speriamo che sia un'intervista con domande mirate. Kumazo. Gli orsi animali. Kira Kira Sakka Boy. Scintillante. Brilla brilla Kira Kira. Ah, però Kira Kira può avere diversi significati. In realtà Kira Kira sarebbe lo sbrellucichio di un oggetto brillante. È interessante come rendano le onomatopee parole. Se l'ha scoperto, bravo sì. Quindi ha effettivamente tre orsi preferiti? Ok, quindi è canonico. Butaban, praticamente maiale. Vabbè, insomma, è un appassionato di orsetti. Ma credo che sia solo perché... non perché gli piacciono, anche se sotto sotto sì. Più che altro perché li portava all'amica, che abbiamo visto in Ares. Forse, ecco, le manager, appunto. Persone che non giocano. Lo staff dietro i calciatori. Spero che non facciano la stessa fine di Mark e Nelly, che alla fine si sposano. Erano praticamente rivali all'inizio, quasi rivali. Poi alla fine marito e moglie. Insomma, hanno fatto vedere un po' quello che era un flashback un po' troppo lungo. Però insomma, la proprietaria degli alloggi. Però lei la ritroviamo anche in Go. Lei è quella che appunto sta agli alloggi dei Windsor. Sta agli alloggi Windsor. Anche se non mi sembra che loro siano agli alloggi Windsor. Cioè, sembra quelli, ma non è, perché è totalmente diverso. Queste stanze non ci sono. Quindi dovrebbe essere un altro posto. A meno che in giapponese, non mi ricordo di preciso, ma se si chiamavano Kogarashi, allora sì, erano quelli, ma non mi sembra. Perché quelli sono solo appartamenti. Sono solo piccoli appartamenti per tante persone. Perché gli appartamenti Windsor o Kogarashi, appunto, sono tutti appartamenti piccoli. Quindi abbiamo Mikado Han, Yone e appunto Chokinun. Quindi loro sono i tre che lui pensa siano più di supporto per la squadra. Ma dietro le quinte, ovviamente. È solo un ripasso di quello che è successo, non succede nulla. Ci sono sempre questi episodi un po' filler, dato che comunque sia non è uscito il gioco, quindi possono fare quello che si pare. Rabbit mangiù. Ah, i dolcetti. Quindi è un patito di dolcetti. È ripieno di marmellata di fagioli.
Non lo so, mi sembra, eh. Tipo i dorayaki, che tra l'altro esistono. Beh, dai, yakisoba è buono. Non è come gli spaghetti, Non è come la pasta italiana, però c'hanno un condimento, quindi... infatti carboidrati su carboidrati che fanno ingrassare solamente. Infatti gli sto alla larga come la peste. Ma sicuramente vincono. E quindi si sfrontano con la Cina. Con calma, Tanto ci sono 20 minuti di episodio. Un po' devono perderli. Lui è quello, è il piccoletto! Quello con i capelli verdi! Penso, La voce mi sembrava quella. A meno che io non va a giocare con la Cina. Cioè, loro due sono cinesi. Però, ovviamente, essendo coach della Inazuma Japan... lui! L'hai visto? Si è ricordato allora! E la voce è quella! Sì, è cinese e quindi deve giocare con la sua squadra. Dai, su. Oe? Il pupillo di Chokin. Ah. Che sorpresa! Mezz'ora che ve lo stavo a dire, questo povero ragazzo. Però comunque sia li ha aiutati, non è che li stava spiando. Certo, li ha visti giocare. Ma che tipo? わかった。返せ。返すよ。私は超金運。君は?リハオ。あなた、この辺に住んでるんですか?施設にいたんだけど、嫌な奴らがいて喧嘩して。 Lui era un bambino scappato da un orfanotrofio e Chokinun l'ha trovato e insegnerà a lui e a altri ragazzi a giocare a calcio. Mi sembra giusto. Oh! La loro prima partita di campionato contro Chokinun, dai! Avete capito? Hai capito che robina? È la prima partita della squadra Ratti di bassi fondi, termina in pareggio. No, Succo d'anguria. Cocomero. ti ha rubato l'amichetto. A quanto pare Kyoshi si dà un gran da fare per farsi scusare dai compagni.
E a quanto pare ora vogliono andare a vedere una cascata. Non dirmi che incontrano i K. Ah, un cane, ok. Un cane selvatico? Catturatelo con la Pokéball. È selvatico. Ma è lui che corre. Se l'è trascinato dietro. Ma così è facile. Insomma, dopo mezz'ora ce l'hanno fatta a trovare queste cascate. Hanno giocato a calcio con i vestiti. Vabbè. Ai cetrioli. E sembra un K. Voleva andare alle cascate solo per parlare con lui. Non poteva chiederglielo lì al dormitorio? Eccolo, va. Un K li ha aiutati, certo. Eccoli, va. Ecco. Hanno visto un capo. Perché Camilla è così sorpreso? Che poi c'è anche un giocatore su Inazuma Eleven che è un K. Ad ogni modo, tre episodi riempitivi che non hanno, insomma, aggiunto nulla alla storia. Potevano anche impiegarci un solo episodio. Però diciamo che uno è stato un riepilogo di quello che è stato Ares, praticamente. Mentre un altro era la storia di Li Hao e l'ultimo ci ha fatto capire, insomma, che ora Ichiyoshi è un membro al 100% della Inazuma Japan, amico anche degli altri ragazzi, quindi ok, possiamo andare avanti con la storia magari. Comunque sì, al prossimo video di Orion Reazione penso che sarà i tre episodi della partita, saranno due, saranno tre, insomma, come il solito. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti del caso, che verranno poi pubblicati anche sulla pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!